Avvocata penalista, 49enne, componente del direttivo regionale di Azione, consigliera comunale a Tortoreto e provinciale di Teramo, Libera D'Amelio è la candidata abruzzese di Azione per le europee dell'8 e del 9 giugno nella circoscrizione Sud, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. La sua candidatura è stata ufficialmente presentata in conferenza stampa alla presenza di vertici ed esponenti regionali del partito guidato da Carlo Calenda. Chi è Libera D'Amelio? Libera D'Amelio è una donna, è una mamma, è una professionista e ha una grande missione, quella di portare le idealità liberali di Siamo Europei appunto in Europa. Libera D'Amelio ha deciso di scendere in campo per queste campagne elettorali europee perché ne ha sentito un profondo bisogno. Io non sono una politica, ma voglio essere uno strumento per le persone per poter portare la propria voce non solo appunto in Italia, ma ovviamente anche in Europa. Per me è una missione perché tengo particolarmente l'Abruzzo e tengo particolarmente al mio sud. Nasco in Puglia, ho vissuto in Campania, adesso sono qui in Abruzzo e deve poter esplodere quello che è il progetto di idealità liberale a cui sono particolarmente legata. Un occhio importante a quelle che sono le attività di impresa senza mai dimenticarci di quello che è il welfare e soprattutto l'idea di una Europa unita, coesa per riuscire finalmente a creare gli Stati Uniti d'Europa. Come siete arrivati alla scelta di questa candidatura? Libera è una nostra dirigente già da anni, una dirigente importante, è consigliere comunale a Tortoreto, è consigliere provinciale nella provincia di Teramo ed è una donna molto dinamica, molto attiva, molto coraggiosa, pragmatica, molto competente e quindi è nello spirito e nello stile che Azione sta portando avanti a livello nazionale, offrire ai cittadini la possibilità di votare persone competenti per fare in modo che l'Italia e la nostra regione possano essere ben rappresentati e contare all'interno del Parlamento europeo. Quali sono i valori che porterete all'interno del Parlamento europeo? Cambiare l'Europa. Oggi è un condominio molto rissoso, renderla una grande potenza. Per rendere l'Europa una grande potenza c'è bisogno di una politica industriale unica, di una difesa unica con un commissario specifico alla difesa, una politica fiscale unica, quindi un'armonizzazione delle aliquote, quindi un'Europa più integrata, una grande nazione unica che possa competere a livello economico, a livello sociale, all'interno di questo mondo globale, sempre più globale, dove degli autocrati la mettono a rischio. Quindi bisogna fare in modo che non siamo più degli stati messi insieme, ma diventiamo armonicamente una grande nazione che possa competere.